Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andiamo ad unboxare il fucile ad acqua elettrico, perché ogni promessa va mantenuta e nello scorso video a 10-20 like avevo promesso di acquistare il fucile ad acqua elettrico, ma siamo arrivati a ben 238 like. Di conseguenza ho acquistato immediatamente il fucile ad acqua elettrico che adesso andremo ad unboxare. Quindi adesso, prima di andare ad unboxare, vediamo il fucile che ho acquistato. Il fucile che ho acquistato è questo, è il Full Electric Automatic Water Storage Gun Porta Bambini, insomma, questo fucile qua l'ho pagato 23 euro, ben 4,5 stelle di recensione, più di 5.000 pezzi venduti. Se ti interessa questo prodotto ti lascio il link qua sotto in descrizione, ti lascio sia il link di AliExpress dove l'ho comprato io, ci mette un po' più tempo ad arrivare però il prezzo è di 25 euro massimo, se trovo ti lascio anche il link di Amazon che alla fine il prodotto è lo stesso, lo pagherai un po' di più, se ti interessa ti lascio il link qua sotto in descrizione. Andiamo ad unboxare il fucile che mi è arrivato. Il fucile arriva in questa busta qua, non c'è nessuna scatola. Qua c'è l'indirizzo, quindi lo copro e adesso andiamo ad unboxare. Questo è il fucile avvolto nella carta. Un momentino, Piscia acqua, piscia acqua. Un momentino, devo asciugare sta roba. È uscita l'acqua. Ecco, mi sono tornato, era un po' bagnato, quindi ho dovuto asciugarlo. Questo è il fucile, vediamo le dimensioni rispetto a una mano, non è grandissimo. Superior. All'interno della confezione abbiamo ovviamente il fucile. Ci viene data un cacciavite per andare a mollare la vite che troviamo qua sotto nel calcio, qua dietro nel calcio, per andare a inserire poi la batteria, vi farò vedere dopo. E poi abbiamo ovviamente il suo carica batteria. Vi faccio vedere subito che smontando il calcio qua dietro, ok, che ci fa mollare la slitta, all'interno abbiamo qua la batteria che è già collegata. Ovviamente essendoci un po' di acqua dentro non vado a testarlo all'interno, onde evitare quello che è successo nel video della pistola, che se ve lo siete perso ve lo lascio in descrizione qua. Il video dell'unboxing della pistola elettrica ad acqua. Bene, questo è il fucile. Io direi che senza perderci troppo in chiacchiere andiamo a provarlo per vedere quanto spara e se spara, se funziona e tutto. Quindi fra pochi secondi andiamo al test all'esterno ovviamente. Ed eccoci qua, siamo in giardino, abbiamo la piscina con tanto di acqua per poter andare a testare questa pistola. Ora andiamo, vieni, abbiamo anche il cameraman oggi. Test della verità. C'è ancora un po' di acqua dentro, come abbiamo visto nella busta prima. Ok, allora, considerazioni su questa pistola. Le dimensioni sono queste, con un braccio, un avambraccio, quindi non sono enormi. Qua c'è una sorta di occhiello che serve per vedere quanto è pieno il serbatoio, che penso sia qua. Qua c'è qualcosa che non si sa cosa sia, perché per ricaricare tecnicamente succhia acqua da questa parte se noi andiamo a... che è? Ok, insomma se noi spingiamo avanti il grilletto succhia acqua e qua la sputa, se noi premiamo il grilletto normalmente spara. Vabbè, quindi qua spara, qua da qua risucchia. E adesso andiamo in piscina, ricarichiamo il fucile in questa maniera, noi immergiamo la punta, ehi, è che arriva, ah è già arrivato la fine. Allora all'interno qua se vedete c'è già un po' di acqua. Ora la sgoccioliamo e testiamo questa pistola. No. Ecco, questo è il fucile. Vediamo l'autonomia.
Ecco. Ok. È a secco, ora ricarichiamo. Ah, questa cosa è tipo una... Ah, ma questa è tipo una sorta di valvola di sfiato se si carica troppo. Ah, serbatoio pieno, caricato. Tra l'altro c'era anche tipo una cosa che dovresti in teoria premere per caricare. No. E fare il super tiro, ma... No. Vabbè. Ragazzi, se vi interessa questa pistola, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Considerazioni su questa pistola. Fucile, pistola. 25 euro li vale? Sì, è un bel giocattolo, piuttosto di prendere le pistole, quelle normali a carica, possiamo prendere questa e per funzionare funziona, la batteria non l'ho anche caricata, però funziona e continua a funzionare. La carica del serbatoio ci sta, perché alla fine comunque un po' di tiri riesce a farli, di conseguenza credo che sia un buon acquisto da fare. Facciamo così, se arriviamo a 50 like, o facciamo così, a 100 like, smonto la pistola, senza romperla, spero, e ci aggiungo un mega serbatoio per fare tipo un serbatoio aumentato, dai. Facciamo così, a 100 like apro questa pistola e facciamo un serbatoio enorme, con una cannuccia enorme per sparare all'infinito. Se volete vedere la modifica a questo fucile, mettete like e la vedrete sul canale. Detto questo, io credo che per questo video possa essere tutto. Spero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se volete comprare questo prodotto, vi lascio il link qua sotto in descrizione, lo ripeto. Bene ragazzi, grazie per aver visto questo video fino a questo punto. Io vi invito a mettere like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per vedere altri contenuti di questo genere. Non mi resta che salutarvi, quindi... Ciao e al prossimo video!